Ok. Quando volete portatevi in cima. Vuoi stare dentro o fuori? Fuori. Ok, no, facciamo questa. Stava lampeggiando, sta filmando. Sì. Mio padre lo richiamo dopo. Allora, sei già via. Pegaso a Pegaso. Campo Catino. No, vabbè, sì, no. No, dai. Siamo sulla seggiovia sempre del campo scuola. Campo scuola Doganaccia. Sì. Della Doganaccia. Una Doppelmayr costruita nel 1994 con a Versaco come Helm e riposizionata qua, mi sembra nel 2020 o nel 2021. In sostituzione, come dicevi tu, prima di due ski lift. Erano due ski lift Zemella del 1969, rinnovati da Leitner con la sostituzione dei sostegni, due ski lift paralleli, e hanno funzionato tutti e due fino al 98. Nel 98 si è fermato quello di destra, e è rimasto dismesso fino al 2010, in cui ha funzionato solo fino al 2010 ha funzionato solo quello di sinistra. Poi nel 2010 quello di destra è stato sostituito da un nuovo CCM e per qualche anno hanno funzionato tutti e due di nuovo. Sì. E il nuovo CCM che fine ha fatto? In realtà il nuovo CCM aveva CCM solo le stazioni, traini, rulli, ma i sostegni erano Leitner, erano quelli del precedente. Fonderia. Zemella, quei sostegni Leitner. Quello a sinistra invece, che era sempre Zemella, quei sostegni Leitner, ha funzionato, mi pare, fino al 2015. Poi è stato smantellato ed è rimasto solo il CCM. Poi hanno costruito questa, hanno fatto fare anche l'altro. Per la funivia la cambio, la batteria di nuovo. Ma io solo questa, quindi devo farmela bastare. Purtroppo non l'ho caricata. E quant'è? Mi dà 1:40, adesso mi darà 1:30, però... Ma ce la fai, tanto dobbiamo fermare solo più la funivia. Sì, mezz'ora la faccio fuori con questa, poi se mi resta un'ora la funivia, perché ovviamente sono tempi molto relativi. Mezz'ora la funivia ci sta. Dura 8 minuti, sì, 8 minuti. Quindi ti aveva retto la Ciampac in discesa. Ciampac in discesa, nonostante lampeggiasse già dalla cima della sala Brunec, ho fatto tutta la sala Brunec e la Ciampac in discesa. Pensavo ti fossi fermato a caricarla all'epoca. No, non come la caricavo. Boh, magari pensavo avevi il caricatore o il power bank. No, no. Tipo il power bank ce l'ho sempre dietro. Cos'è, una Vespa? Vespa! È andata via, meno male. Ma a te per curiosità, se vogliamo parlarne in video, se vieni punto da una Vespa, accade qualcosa di grave oppure... Di grave no. Però devo prendere i farmaci. Sta qua dietro, fortunatamente. Sta servendo questa terapia. E allora, posto che già quando ho iniziato, in realtà, cioè la volta che mi sono accorto di essere allergico, non ho avuto reazioni gravi, ho avuto solo orticaria. Ma non ho avuto nessun problema a respirare, né a deglutire, né niente, quindi non ho rischiato nulla. Per esempio, mia nonna è allergica alle api. Purtroppo è una cosa abbastanza comune. Ma io dalle api no, sono allergico alle vespe e ai calabroni, ma le api no. Calabrone. Che non è lo scalo merci di Livorno, ma... Ah, è, ma è un... vabbè. Però giro sempre con cortisone e antistaminico.
e se mi punge una vespa, nel dubbio li prendo per scongiurare reazioni di panico. È ancora lunga la strada tornare a Ravenna, mi sa. Ah, da qui è più lunga che dal cono delle scale. Mio Dio. Quindi arriveremo, mi sa. Ah. Ma alle 10. Bene. Quindi ci andiamo, puoi prendere altri impianti o no? Io ci sono. Adesso vediamo, Adesso adesso pa ne vediamo, sì. parliamo. Ma domani mattina non è che magari ti fai in giro per i monumenti di Ravenna? Boh, non lo so, è che non ho la bici domani mattina, non la posso avere perché erano tutte prenotate, spero me la puoi Beh, prestare. allora ho maggior ragione, tanto Ravenna ci giriamo a piedi. Così dopo magari facciamo un saltino a casa mia e proviamo a vedere se sistemiamo quel video. Poi volevo però andare un po' al mare. Sì, beh, a quel punto ti conviene andare a Marina di Ravenna, che c'è l'autobus. Non c'è autobus che va lì di classe. No, da Ravenna no. Facciamo una cosa magari, io domani volevo. Dove ne parliamo a fine video. Non riempiamo i video dei nostri affari. Ah Ogni tanto raccontare anche qualche affare nostro potrebbe anche certo, interessare. esattamente. Secondo me interessano più degli impianti. Io credo che la gente guardi i video, cioè io noto che i video fatti con altre persone in cui parliamo di cavoli nostri vengono seguiti molto più di quelli di cui sono Di da quelli solo. muti? Ma anche se parlo io, ma ovviamente se parlo io parlo dell'impianto o di poche cose che possono esserci Perché alcuni di intorno. Limone erano muti, o alcuni della Rosiero di Chamonix. Sì, e beh, se io non sapevo cosa dire, non ho Non detto potevi niente. parlare un po' di cose. Per esempio, potrei dire, sapete che nel 2019 ho comprato un bel frigorifero Liebherr che ho messo in cucina? Ma funziona benissimo, ma guarda, ti assicuro che... Vabbè, raccontare cose a Vanvera nei Presente, video. Comunque, allora, collegamento doganaccia con le scale, dicevamo sarebbe una bella cosa. A proposito, questa seggiovia in realtà all'epoca della Helm non veniva usata in discesa. Ma non sto commentiamo. commentando Sì, quello, volevo solo no, dire che. non tiriamo l'argomento qua. Scusa. Mi spiace che stiano smantellando, che ho paura che sia giunta quasi alla fine la vita della vecchia cabinovia Fréjus di Serge Chevalier. Non era la Pontillà quella che hanno tolto? Sì, però da quello che ho capito pare che vogliono togliere sia Pontillà che Fréjus e puntare tutto su un'unica cabinovia a 10 posti, Poma, che percorrerà una linea molto più lunga per permettere di raggiungere forse un altro vallone in cui non siamo stati, in cui ci sono altri ski lift. Anche il monte? Cosa? Cioè, intendo la cabinovia. Sì. Aspirava attrezza? Non ho capito niente. Ecco, è l'informazione che volevo. Grazie. Ah, ok. Cheat. La. Amici miei, 8 secondi. Lì c'è la funivia. Ah, Giù. aspetta. Adesso la Ma è prendo. normale che ci siano le cicale alla doganaccia? Non hai mai letto sul giornale delle famosissime cicale della doganaccia? Ah, no? Ma io sì, invece, tutti i giorni. E qui Dai. ce n'è una. Sì. Infatti, No, perché ad esempio le cicale si sa che si sentono in posti di mare. intorno a casa mia ce ne sono tantissime. Ad esempio cicale in Piemonte non l'ho mai visto. Attorno a casa mia è pieno. Io qua, quelle poche volte che registro video musicali non lo posso fare in estate perché non si sente niente, si sente solo le cicale. Quanto siamo di altezza? Non siamo a 2000. Ma va. Lassù in cima si è a 2000. O Non so se ci non arriva a arriviamo 2000 neanche. metri. Allora, il Monte Gomito che è quello là ci arriva. Eccola, dove c'è la cabinovia Casa Cantoniera Montegomito. E la seggiovia Val di Luce Monte Gomito. Entrambi funzionanti in estate. No. La Val di Luce Montegomito ha girato. Sì, ma non sempre. Quest'anno penso che non vada. Vai via di lì, per favore.
adesso non esagerare, da qua non è riconoscibile. Vabbè, però se se ne vado ringrazio. Perché per sbarcarmi mi devo girare, quindi per favore. La puleggia secondo me è stata sostituita col riposizionamento. A me sembra quella originale. O ridipinta. Quello è molto probabile. Anche perché non era gialla quando era la Lo so. Invece per normativa nazionale. Gialla come i gialli. Solo pochi capiranno di cosa parlo. Insetto. Arrivatevi, andate a sinistra, eh. Grazie. Vai. Già. Vai, vai, vai.